scusate il pessimismo ma io non, purtroppo non riesco a vederci molto di buono al momento, anche nel 2012 nell'integrazione tra noi e la maggioranza del mondo eterosessuale poi qua mi sono preso due appunti di riflessioni che ho fatto in questi giorni e, e... Beh, la prima osservazione è quella che l'uomo eterosessuale io, nella mia testa da omosessuale, penso che pensi quando vede qualcosa di estremamente gay. Quando un uomo eterosessuale sta, sta, sta assistendo a qualcosa di gay ne, ne prova una repulsione naturale, forse perché lui contempla quello che sta vedendo e, nella contemplazione di ciò che sta vedendo, si immagina lui stesso in quella cosa e di conseguenza si disgusta. Di qualcosa che potrebbe essere come lui. Difatti, quando un, un uomo eterosessuale vede due lesbiche o due donne non lesbiche che fanno l'amore tra loro anche come esperienza casuale, come i Mull Holland Drive, se ne compiace perché quello è l'istinto eterosessuale. Il classico eterosessuale che dice: Mi piacciono le lesbiche. Se però un eterosessuale vede due ragazzi che si baciano o si fanno effusioni, non lo accetta. Non l'accetta perché si vede completamente proiettato in questa situazione. Ci sono uomo anch'io, potrebbe capitare anche a me: che schifo. Non c'è la possibilità per queste persone di esautorarsi dall'essere parte di questa scena e rispettare gli altri per quello che hanno e che fanno di diverso da noi, da loro in particolare. Io, se vedo due etero che si baciano, non sono disgustato perché non mi immedesimo nella visione di quell'uomo che sta baciando quella donna o quel ragazzo che sta baciando quella ragazza evidentemente il provare disgusto per l'azione omosessuale penso che in parte sia questo cioè ciò che ho appena detto il, con, la con, il senso di contemplazione e di immedesimazione, però penso che sia anche penso che sia anche questione di abitudine basterebbe farci un po' l'abitudine cioè frequentare una compagnia gay e dopo un po' O lavorare in un posto gay dove c'è qualche gay, dove i gay sono liberi di comportarsi nel loro ambiente naturale come farà, farebbero normalmente, cioè comportarsi naturalmente, che uno ci farebbe l'abitudine. Io conosco molti bartender che hanno lavorato per un certo periodo negli ambienti gay o di molte security, quindi omoni. Cioè, sic sicurezza in locali gay, e poi ci hanno fatto l'abitudine. Non dico che li amano i gay, però almeno non hanno quel fastidio mentale quando vedono due gay che escono dal locale e si baciano. O se fai il bartender, quando vedono due ragazzi che si danno un bacino o una carezza, non c'è quello schifo che invece una persona che non è abituata potrebbe avere. Poi c'è un altro punto importante, le fusioni sentimentali o eh, la, la, la tenerezza tra due uomini. Questo è un argomento che io penso che anche adesso, nel 2012, è tabù. Togliamo l'omosessualità dal dibattito, per un attimo, per questo spezzone di discorso. Due uomini perché non possono darsi le carezze, abbracciarsi, eh, dormire in un parco uno, so, uno con la testa sul petto dell'altro? Eh, Grattarsi le orecchie così per scherzare, devono solo o darsi botte oppure stringersi la mano, un abbraccio virile e queste cose non le fanno. Ci sono film dell'inizio del Novecento, quando ancora tutta la burrasca di, di censure non era ancora arrivata nel cinema americano e anche nel cinema italiano, dove gli uomini si davano. Uomini eterosessuali in un contesto di cinema eterosessuale avevano dei momenti di tenerezza tra loro, avevano delle, delle fusioni non sessuali o amorose. Ma semplicemente un mio amico. Io con un mio amico posso avere anche non contemplando la mia omosessualità un momento di tenerezza, o per consolarlo o perché lui mi consola. Quante volte mi è successo che ho perso il boyfriend e l'amico eterosessuale mi veniva e ci abbracciavamo e mi accarezzava. Lui non è gay e io non lo facevo con un istinto sessuale. di, 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 di toccarlo. Era semplicemente un grosso, grosso bastone, una grossa consolazione sul cui io mi reggevo perché ero veramente depresso, ero veramente più che depresso triste. E allora, in questo senso, due carezze e due bacetti sulla guancia aiutano. E questa non è omosessualità, è ten la tenerezza che ci può essere fra due uomini. Se vediamo questa immagine di questo film all'inizio del Novecento, capiamo, capi capite quello che sto dicendo. Non c'hanno la lingua in bocca, capito? È un'altra cosa. Però gli uomini eterosessuali vivono con un codice, con una serie di comportamenti indotti, per cui tra loro queste cose non si fanno se non sei frocio. No, essere froci, scusate, essere gay, perché io sono gay, quindi mi viene da dire essere gay. È uno state of mind, è uno stato della mente. L'attrazione verso il proprio sesso è uno stato della mente: è nascerci, è esserci. Non è, non è darsi. Se tu sei etero, ti dai una carezza con un tuo amico etero o con un amico gay, tu non diventi gay e il gay non diventa etero. Perché, come è vero che tu hai la paura di diventare gay? Se ti dai due carezze con l'amico, allora l'altro dovrebbe aver paura di diventare etero. Non è il caso, purtroppo non si, non ci cambia di sessualità. C'erano i fumetti porno anni 70 che leggevo quando ero piccolo. C'era Succhia, Magella, Yakula, chi se li ricorda? Ce n'era uno di Succhia dove c'era un, un dottore che aveva inventato la macchina che faceva cambiare la sessualità alla gente, non l'aspetto fisico. Cioè uno rimaneva donna, ma poteva decidere eh, con, con una medicina o, una, o con questa macchina. Non mi ricordo se, poter, se provare attrazione lesbica o, o attrazione eterosessuale. È molto interessante. Nella realtà, questo non penso ci sia. Ci sono delle terapie che è stato visto che non funzionano molto bene per guarire gli omosessuali, quindi presumo che uh, effettivamente ognuno rimane un po' com'è. Abbiamo visto quindi che il cinema ci dà molti esempi su come comportarci e caratterizza gli omosessuali in un determinato modo. Abbiamo visto le macchiette o i criminali o gli omosessuali che fanno determinate cose solamente quando si trovano in una, una, in una, condizione di in una situazione di costrizione fisica, quando sono prigionieri, quando hanno qualche problema. L'omosessualità quindi è una cosa che viene vista soprattutto in base a queste caratteristiche. Più di una volta nel passato mi è stato detto tu sei gay quindi il calcio non ti piace, non ti può piacere, perché a tutti gli omosessuali non piace il calcio. Quindi se, io, se mi hanno detto così, la persona che me l'ha detto, beh, questi sono i pregiudizi, sono le, le, le caratterizzazioni che ci vengono date sono gli stereotipi. Il cinema ha insegnato molto alla gente, con film come Victor, Victoria o come Hairspray, a pensare ai gay come persone estremamente caratterizzabili. Quindi o siamo checche, o siamo orsi, col pelo, e facciamo, e facciamo il sesso Raff, cioè Rozzo, o siamo SM e ci frustiamo, cioè, ma siamo una coppia normale, un ragazzo normale, e un altro ragazzo normale, cioè nella norma. Senza, senza, senza adesso parlare di normalità e anormalità in senso positivo o negativo la normalità è semplicemente ciò che sta dalla parte della maggioranza cioè un ragazzo normale che si innamora di un altro ragazzo e viva una vita sessuale per anni normale di questo si parla mo, molto poco c'è quel regista Ospetec in Italia che aveva fatto la cosmessima più la stanza del piano di sopra l'ho visto anche lì, lì si caratterizza l'omosessuale un pochino meno e si entra un pochino più nella vita di una comunità omosessuale così come potrebbe essere, ma siamo secondo me ancora lontani dalla realtà, che è molto, secondo me, più complicata, perché nell'omosessualità c'è molta crudeltà, c'è molta prostituzione, c'è molta violenza, ma c'è anche gente che vive una vita molto equilibrata, molto basilare, molto semplice, e che non ha assolutamente i problemi. O i patemi di persone che hanno magari una vita molto travagliata e questo esiste anche in campo eterosessuale ma visto che in ambito eterosessuale un qualsiasi dramma è un dramma più importante perché il mondo eterosessuale è quello dominante ed è quello che de definisce in un certo senso lo zoccolo forte attraverso la famiglia e l'ordine costituito della società borghese tutti i drammi che avvengono nel mondo omosessuale di conseguenza sono meno importanti così come Pasolini quando aveva parlato nelle, nei saggi sulla politica e della società del delitto del Circeo, e aveva definito con chiarezza quello che era il delitto di tre ragazzi pariolini nei confronti di, di povere ragazze violentate e uccise, tranne una che è sopravvissuta, diceva questo è un grosso scandalo perché i, gli, diciamo, gli Aguzzini sono persone benestanti, sono ragazzi benestanti della borghesia romana, dell'alta borghesia romana se la cosa fosse successa a, li, a livello di proletariato il dramma non avrebbe avuto questa risonanza e cita nel, nell'esempio che fa due o tre drammi di violenza sessuale molto pesante, orribile eh, uno tra le altre cose è avvenuto a Cinecittà prima del 75, quindi prima del massacro del, 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 delle violenze del Circeo eh, fatti in ambito strettamente proletario, quindi o semi-proletario, quindi queste cose non avevano avuto una rilevanza eccezionale. E io ho, ho, ho l'impressione che tutto quello che accade a livello di dramma nell'omosessualità non ha la dovuta rilevanza proprio per il fatto che l'omosessualità non fa l'omosessuale non fa parte della maggioranza. Quindi, in un certo senso, normalità e anormalità le definisco in base a questo concetto. La norma è ciò che, è, diciamo. Uh, in maggior numero. La anormalità o la particolarità è ciò che è in minoranza. Noi gay, almeno io penso, siamo in minoranza. Non siamo così tanti come gli, gli eterosessuali. Da qui dovrebbe anche, uh, da qui dovremo, questo, con questa osservazione, uh, si potrebbe anche sventare la famosa classica tesi per cui, se il mondo fosse tutto di, di omosessuali, non ci si riprodurrebbe più. Due osservazioni a questo punto. Come ho già detto siamo la minoranza, quindi non penso che questo sia un problema. Punto 2, l'evidenza nei paesi come ad esempio l'Inghilterra, la Germania o altri, altri paesi del mondo eh, mostra esattamente il contrario, cioè c'è troppa gente e ci, e ci sono veramente tante natalità, soprattutto in Inghilterra ci sono parecchie natalità, nel 2010-2012 c'è stato un incremento nonostante la crisi. Uh, in, in molti altri paesi dove l'omosessualità è ben presente, uh, le natalità sono costanti e gli omosessuali è difficile che rappresentino un mondo che segnerà con la, so con la propria esistenza la fine del genere umano, anche se c'è gente che ci crede, ma in natura esiste sempre la diversificazione, l'omosessualità è uno stato di natura, la natura crea, se crea sempre uh, una varietà tra le specie umane, così anche tra le specie naturali, per cui c'è sempre una specie di bilanciamento. Io direi che dal mio punto di vista, forse omosessuale, troppo omosessuale, il pericolo è l'eccessiva riproduzione delle coppie eterosessuali. Io penso che un adeguato controllo delle nascite in alcuni paesi sovrappopolati potrebbe invece aiutare. Questo non vuol dire che ci vorrebbero più omosessuali, vorrebbe semplicemente dire che il problema non sta in noi, ma sta altrove. Cioè, c'è un problema di sovrappopolazione e tra le altre cose è un problema indiretto tra quello che è l'eccesso di popolazione e diciamo l'uso che c'è nella società consumistica dei mezzi di trasporto e di altre facilities all'interno di, di, di gruppi umani molto popolati, e anche un danno all'ambiente enorme. Quindi, diciamo, secondo me, focalizzare l'attenzione sul potenziale danno che gli omosessuali possono creare alle nascite, è, secondo me, spostare il problema. Ma mi si dice, ah, ma come sei negativo? Ma come sei cattivo? Ma che cosa dici tu degli omosessuali? Ma non è vero che non sono così integrati? Ci sono tante coppie che sono amate, inserite in società eterosessuali, eccetera. Sono sicuro, sono sicuro da questo. Qualcosa del genere c'era anche negli anni 80 e negli anni 90. Però, 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 però. Un'altra dis un discussione molto importante da fare da e da inserire in questo tema è che tutta questa libertà che noi omosessuali abbiamo nel due, nel, nella seconda, nella, diciamo alla fine, all della seconda, alla fine della prima e eh, all'inizio della seconda decade del nuovo millennio non ci è arrivata perché ce la siamo conquistata noi. Questo non vuole sminir, sminuire le battaglie che gli attivisti gay in tutto il mondo hanno portato avanti. Ricordiamoci, tra le altre cose, che l'omosessualità nacque in Germania... cioè l'omosessualità, scusate, non l'omosessualità. I movimenti di attivismo, e i movimenti che combattevano per i diritti omosessuali, nacquero in Germania nel 1800. C'è questo bel libro che vi consiglio una storia del movimento dei diritti omosessuali poi in Germania non hanno continuato per diverso tempo grazie anche soprattutto al nazismo che rase al suolo una delle più belle biblioteche di cultura omosessuale e in America come abbiamo visto la censura sul cinema la censura sulla cultura in Italia la presenza di una chiesa estremamente eh, influente su, su, sul pensiero di tutto in Inghilterra da prima regime vittoriano, poi la necessità di, di riprodurre, di far riprodurre molta gente per creare nuovi schiavi, nuovi operai, eh, nuove vittime della società industriale nascente nell'Ottocento e eh, più che matura nel Novecento, per non dire post-industriale, nel nuovo millennio, portano in un certo senso a pensare, almeno a io ho sempre pensato cioè così come la società si è evoluta economicamente e ha creato pregiudizi e orrori in base anche a quelle che erano necessità economiche così la società ha creato una uh, apertura nei confronti degli omosessuali quando ciò è, è stato reso conveniente dall'interesse che certe corporation avevano nel produrre cose che erano destinate più al mercato omosessuale che a quello eterosessuale. E in un certo senso Pasolini, già negli anni 70, diceva che la libertà sessuale, non solo omosessuale, ma anche eterosessuale, che tutti gli, gli italiani vivevano, a cavallo tra la fine e l'inizio degli anni 70, quindi tra il 67 e il 66, incluso tutto il periodo del 68, il 75, quando è morto. In quel periodo la libertà che arrivò in Italia non era una libertà conquistata dai movimenti attivisti, ma era una libertà che veniva dall'alto. Dall'alto dall ma da dove? Beh, da una commissione tra politica ed economia. Economia in senso di aziende, in senso di business. Già dagli anni 70 c'era un fiorente c'era un fiorente, c'era l'inizio di un mercato di contraccettivi, io mi ricordo che nel 79 vidi il primo preservativo, ero ancora bambino, mi ricordo che, se, che alcuni adulti ne parlavano con grande curiosità, come la cosa nuova, e negli anni 80 l'industria di contraccettivi, grazie anche alla purtroppo nuova pestilenza chiamata AIDS, che imperversò prima in America, partendo si dice dall'Africa e poi in Europa, Rappresentavano i preservativi rappresentavano un'industria estremamente fiorente. Non solo i preservativi. Nel 1999, se non mi sbaglio, l'Economist uscì con un articolo, che adesso non riesco a trovare, ma ce l'ho da qualche parte, in cui si diceva che dopo attente ricerche di mercato condotte negli anni 90 sull'evoluzione dei modi di vivere di alcuni gruppi gay in Sud America, in America e in Europa, Molte corporation erano giunte alla conclusione che bisognava sviluppare tutta una serie di prodotti e di, di servizi per gli omosessuali. Quindi, al di là dei cinema porno, le saune gay, che sono sempre stati un po' underground, ma non dappertutto, ad esempio a Londra sono bene in mostra. Comunque, al di là di queste cose, c'erano tutta una serie di prodotti, letteratura, film. Profumi, gadget, vestiti che erano intesi spe specialmente per il mercato gay e anche per, per il mercato etero, per chi volesse eh, usufruirne. È naturale pensare che questo sia una manovra economica, quindi, e non una una concessione di libertà perché conviene. Interessa molto che agli omosessuali venga dato più peso, perché ci si è accorto che sono pochi, sono una minoranza, ma non sono così tanti e non è senso così tanti bisogna rompere quella che è la catena uh, dell'omertà, bisogna in un certo senso proteggerli perché sono mi i migliori consumatori di profumi, ad esempio. Ma perché? Ma perché non sposandosi a parte coloro i quali si mettono in coppia, fanno un matrimonio civile, adattano bambini, ma molti non si sposano e quindi comprano tantissime cose che magari un padre di famiglia dove, che deve mantenere uno o più figli non comprerebbe, perché esiste ovviamente una necessità e una, uh, un vantaggio nell'acquisire anche una clientela gay. Non è da uh, mh, negare il fatto che alcuni artisti e non sto parlando di Lady Gaga, che mi sembra abbastanza sincera, anche se non mi piace come artista, ma altri artisti abbiano abbracciato la causa omosessuale perché convenga, perché gli ANR e i loro consiglieri gliel'hanno consigliato, soprattutto nel tempo, in un periodo di tempo in cui un'autorità come il presidente degli Stati Uniti, che è Obama dice che lui è favorevole al matrimon ai matrimoni tra omosessuali. Effettivamente, le grosse corporation hanno tutto un interesse. A seguire questo sviluppo perché effettivamente la liberalizzazione della vita omosessuale crea anche la possibilità di spillargli più soldi tramite acquisti mirati, quindi c'è proprio una questione economica alla base e in periodo di crisi. I clienti gay che spendono e espandono sono importanti, magari non sono così importanti come la massa eterosessuale e tutta l'economia che c'è dietro le famiglie, tutta la grossa economia che c'è dietro l'assicurazione alle famiglie, tutta la grossa economia che c'è dietro i funerali di famiglie, eccetera. Cioè, non voglio negare che noi rappresentiamo adesso. L'unica cosa importante, non voglio dire che noi rappresentiamo l'unica cosa importante che c'è, ma questa libertà e questa possibilità di parlare in tv, di pubblicare libri e tutto questo proliferare di film gay che, come abbiamo visto fino al 1960, o non parlavano affatto di omosessualità, o se ne parlavano, ne parlavano in maniera terrificante, associandosi a criminali, a gente che viene stuprata, ammazzata o che ammazza, che stupra, e effettivamente. È dovuta a una liberalizzazione del commercio e a un cambiamento di virata nei confronti dell'economia da parte di grosse corporation negli anni 70 era tutto il contrario se dicevi a ah, brutto frocio ma vaffanculo va la pigliante il culo ah, ti, da, ti facevano il piedistallo e quindi io sono un po' abituato a vedere questa schizofrenia della gente che fino a un certo punto la gente e le istituzioni applaudono se veniamo ammazzati di botte e poi arriva un momento in cui la gente alle istituzioni non applaude più se veniamo ammazzati di botte. Il nostro dramma incomincia a diventare importante, ma importante perché rappresentiamo una, una, un, 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 uh, un clientelato commerciale per le grosse corporation. Per cui il nuovo ordine vuole che anche gli omosessuali abbiano un mercatino. Ma pensiamo solamente a Grindr su iPhone che è la nuova moda da due o tre anni, che se non hai grinder, non sei nessuno. Pensiamo a quanto era importante Gaydar nei, nei primi anni 2000, tutti i siti di dating e di meeting. C'è gente che ha fatto un sacco di soldi su questi siti, ci sono corporation che hanno investito sulla gay bubble. Cioè non è una cosa... Poi ovviamente quando, quando noi non interesseremo più come mercato ridiventeremo le merde di prima, questa è la mia... Um, la mia opinione abbiamo quindi appena, appena parlato delle influenze economiche parliamo adesso delle influenze culturali basandomi su un testo che è gli adelfi della dissoluzione di Blondè che lessi nel 95 il libro è del 94 non è che mi feci rapire dalla tesi ma in parte condivisi a suo tempo la tesi per cui molta di quella che è l'apertura sull'omosessualità è un qualcosa di voluto ed è preparato già da tanto tempo leggiamo ad esempio in un libro di Anna Danielù, in Shiva e Dioniso, di Astrolabio Baldini dell'80, questa curiosa frase: Uno degli aspetti principali di Shiva è l'Ardani Shivara, l'ermafrodito. Nel processo della creazione, il potere di concepire, vivarsa, e il potere di realizzare, di realizzare, pra casa. Quando sono riuniti si manifestano dapprima in un punto limite, Bindu, che è il punto di partenza dello spazio-tempo, lo spazio è il principio femminile, un ricettacolo, il tempo è un principio attivo maschile, la loro unità simboleggiata dall'ermafrodito divino rappresenta l'eros, Kama, impulso creatore e questo è eh, molto interessante perché andando a vedere quello che dice Danielu più avanti cioè secondo recenti studi sul cervello sembra che nell'uomo l'elemento intuitivo sensibile e ricettivo sia connesso col lato sinistro il lato femminile corrispondente alla metà destra del cervello nell'essere bisessuale la comunicazione tra i due lati del cervello è particolarmente sviluppata guarda un po' ecco perché l'artista creativo è spesso bisessuale alto pregiudizio che è estremamente che è estremamente sbagliato io ho conosciuto tanti bisessuali che non sono creativi ma lo sono anche il mago il medium quindi tutti i maghi e, tu, tutti, i maghi e tutti i medium hanno la possibilità di essere bisessuali don del ruolo di quelli che sono chiamati gli invertiti altro nome con cui ci, 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 ci designavano tanti anni fa nei riti magici è l'importanza attribuita ai riti della mano sinistra e qua si entra in un ginepraio di culti dei dervisci danzanti e di, e di tante altre cose che vi vorrei risparmiare, ma se volete leggervelo, è questo: è il libro Gli Adelfi della uh, Dissoluzione. Quello che volevo solo dire è che tutte queste suggestioni culturali sono state. Ovviamente non così nude e crude, ma filtrate eh, da esempi musicali, in film e cose varie, inserite nella nostra cultura, nella nostra cultura di tutti i giorni. E questo in un certo senso facilita anche l'accettazione da un punto di vista sp spirituale dell'omosessuale ovviamente sempre associato a qualcosa di esoterico sempre associato a qualcosa o di negativo o di orgiastico non c'è mai un equilibrio non c'è mai una, una, una stabilità però c'è sempre questo esprit culturale questo spirito di cultura che influenza già dagli anni 80 con un determinato tipo di, eh, di letturine di libricini ricordiamoci che non so se avete visto il film Milk e questo film è uscito però nel nuovo millennio. È stata data una grossa importanza a questo evento. Io per anni ho visto tanti tanti film, ma negli anni 70, 80 e 90 mai che ci sia stato un film importante che parlasse di Harvey Milk. Nel 2012 c'era. Cioè adesso se ne parla, adesso c'è, ci sono attori incredibilmente famosi che fanno film sull'omosessualità, Brock Mountain è la stessa identica cosa. Grossi attori, grandi attori conosciuti che adesso fanno film recitando parti di omosessuali, cosa molto interessante, perché fino agli anni 50 e 60 i loro advisor dicevano di non fare questi film, anche se era possibile, ma c'era comunque il codice Ace che in America lo vietava, di non fare questi film, perché avrebbero rovinato le loro carriere o confuso comunque l'idea che i critici di loro avevano. Però invece nel 2012 sembra che facciano la gara. Per fare questo, ecco, e io penso che questa apertura sia un po' forzata, ecco, non, 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 non la sento come una cosa. cioè Un altro esempio, scusate, eh, forse sono io che vedo, vedo, le, vedo i diavoli dove non ci sono, però, Ernesto di Umberto Saba, bellissimo libretto, ripicino, compratevelo, leggetelo, edizioni Einaudi, non faccio pubblicità per le Einaudi, è che delle Einaudi. Ne parla Pasolini quando fa il raffronto tra Edgar, Edgar Morgan Foster, Maurice e Ernesto. In Maurice di Edgar Morgan Foster il protagonista aristocratico inizia una relazione con un uh, proletario. In Ernesto un ragazzino uh, di buona famiglia inizia una relazione con una persona più anziana. È una specie di racconto autobiografico di Umberto Saba. Ricordiamoci che... Lo stesso destino l'ebbe Victor Victoria. Lo script, la sceneggiatura del film era stata scritta ai tempi uh, in cui venivano selezionate le sceneggiature per a qualcuno piace caldo. A qualcuno piace caldo fu un film dove si affrontava, si è affrontato in parte abbastanza scherzosa un pochino l'omosessualità verso la alla fine del film, ma non voglio raccontarvi niente. E invece Victor Victoria è uno script, una sceneggiatura che è stata scritta più o meno a quell'epoca. Ma Victor Victoria è un film, se non sbaglio, degli anni 80, 80, 90, quando cioè c'era un clima culturale e un'economia estremamente, estremamente diverse dal periodo in cui era stato scritto e quando quindi era possibile pubblicare una... come è possibile pubblicare, scusate, fare un film su un soggetto così, tra virgolette, delicato. Comunque, un soggetto che, come ho, visto, come ho detto prima, rappresenta gli omosessuali sono se sono artisti, quindi un po' pazzoidi, schizofrenici, il che ci ricorda quello che ho appena detto di aver letto negli Adelphi della dissoluzione su Daniel Lu, quando, quando, citando Scholem eh, e sviluppando il discorso sulla bisessualità, dice che è molto, mh, è molto sviluppato il bisessuale a livello cerebrale, però effettivamente più che altro in personaggi molto speciali come maghi medium artisti ecco molto speciali persone capaci di non so attrarre uh, influenze astrali particolari ecco per parlare nel loro linguaggio quindi noi siamo sempre comunque esseri speciali non abbiamo mai la possibilità di integrarci in una società uh, e far parte della maggioranza non lo faremo mai non lo saremo mai probabilmente Saremo sempre caratterizzati da qualche stereotipo. C'è qualche film serio che ha provato a non farlo. Come ho detto, The Boys in the Band è un film che cerca di, di dare un'idea. Il documentario su, sui film uh, The Celluloid Closet dà alcuni esempi di cui adesso non mi ricordo. E poi, vabbè, ovviamente abbiamo grossi intellettuali come Pasolini che parlavano e dicevano le cose. Con grande naturalezza e con una grande cultura avevano molte cose da dire, molte cose ovviamente, in più di tutti noi probabilmente, però sono sempre stati elementi non, non considerati dalla società. Molte, molte persone sono, sono state felici per la morte di Pasolini, con mio grande orrore ovviamente, come molte pe persone sono, felici, sono state felici quando il movimento per l'affermazione dei diritti agli omosessuali in Germania è stato raso a scuola scu dalle prime autorità naziste, se non sbaglio dall'SA. Non sono sicuro, um, gli stessi intellettuali che vennero dopo e parlarono molto dell'omosessualità, o, o attrici come ad esempio Whoopi Goldberg, Gold, Goldberg, che se non sbaglio in The Color Purple uh, rappresenta una, una donna che si innamora con un'altra donna, sono sempre state considerate cose a parte. Ultimamente c'è questa moda di considerarci importanti, di darci uh, grande importanza nei film. C'è quindi stato un grosso commercio, rappresentiamo un mercato, siamo degli esseri particolari che viviamo in una società che ci tollera, ma ci ammette quando dobbiamo essere quei big spender che siamo, cioè quando dobbiamo spendere i nostri soldi per alcuni servizi che sono riservati a noi o a tutti i grandi spendaccioni eh, del genere umano. Ecco, queste sono le mie considerazioni, sono considerazioni forse un po' tristi. Uh, sono considerazioni fatte anche da una persona che ha lottato molto per l'affermazione dei propri diritti e per la difesa dei diritti di altri. Ho fatto un po' di attivismo in un paio di associazioni nel passato. Ho litigato parecchio con la gente cercando di far ragionare le persone, ma mh, e, e, e penso che sia molto difficile per qualsiasi altra persona, anche con persone con una dialettica molto superiore alla mia e molto più eloquenti di me. Siamo di fronte a un muro. Scusate la, 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 la grossa negatività, ma comunque, comunque io ho vissuto a cavallo di due epoche e per me tutta questa liberalizzazione è cosa nuova e contrasta molto con la mia formazione culturale. Spero però di aver espresso in maniera eh, eloquente o comunque dettagliata il mio punto di vista sull'omosessualità. Da partecipante attivo di questo stile di vita posso dire, se volete cercare di capirci, Potete ovviamente, ma dovete mettere da parte tutti quegli stereotipi. Ci sono persone, volevo anche concludere, come me o come altri, che vogliono vivere al di fuori degli, st degli stereotipi. Io non voglio essere né il gay che fa ridere tutti gli altri quando parla delle sue porcate. Nel gay troppo serio intellettualmente, che parla con vigore e forza dei propri diritti omosessuali, nel gay che fa la vittima e piange, nel, nel gay che vuole assolutamente un posto di rilievo nella società perché è gay e perché deve essere rispettato più di altri. Io non voglio queste cose, voglio essere al di fuori di questi stereotipi, ci sto provando e mi sto rendendo conto che per essere al di fuori di questi stereotipi il prezzo da pagare alla società della maggioranza, così come la chiamo io, è altissimo. Si vive in un, in un isolamento culturale da cui si esce solamente con poche persone che sono in grado di capire questi tentativi di autosmarchettamento. Purtroppo la tipizzazione, la caratterizzazione, l'omologazione, l'essere parte di uno stereotipo, l'essere parte di un altro stereotipo sono cose, cose così irresistibili per tutti. Che alle volte è quasi impossibile sottrarsi da questi modelli interpretativi perché è veramente troppo forte la tentazione di dire: sì, sono gay, divertitevi un po', mi piace stare al centro dell'attenzione, ridete un po'. Sì, sono gay, ho sofferto molto, state a sentire tutta la mia sofferenza. Ecco, questo è. questo è proprio l'esatto opposto di quello che sto cercando di fare io. Sì, sono gay e sono cazzi miei. Ciao.